Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vi ho promesso nel videovlog, vedere tutte le nuove cose che ho comprato, cose pazzesche, super shabby chic, bellissime. Eccoci qua con il video. Bellissimo, ci sono tante tante cose, sono felicissima. Vai, iniziamo da qua. Io lascerei queste chicche per la fine. Vi farei vedere prima poi in porto che un altro negozio. Mi hanno dato un bel bustone. E anche qua, bellissimo. E ragazze, comunque questo negozio non bisogna sottovalutarlo, perché rispetto a Maison du Monde è anche più economico. Io personalmente lo trovo al centro commerciale Campania. Ho portato tovaglioli che io cercavo tantissimo, super shabby, questo qua con tutte le roselline, così. Sto senza luci, come potete vedere ho la luce naturale, cioè non ho le luci, le lampade, e dato che è giorno sto sfruttando la luce del sole e spero così che vi piaccia questa luce. Fatemi sapere e che vi piace, vedete bene le cose. Queste sono tutte le roselline, qua vengono poggiati i tovaglioli e questo sopra, lo trovo molto molto bello. Poi il ferro battuto appunto così bianco è anche molto shabby, quindi a me è piaciuto tanto questo qua, mi ha colpito. Poi ho preso questo qua, questo è troppo troppo carino, è una cosa che già avevo visto altre volte e mi ero mantenuta ad affrontarlo, stavolta non ho resistito, ed è questo qua. Costa 11,90, molte cose erano scontate. Sweet Home di ceramica con questo motivo a cuoricino, di cui ho già altre cose, se vi ricordate, vi ho fatto vedere nei video. E però non finisce qua, perché sopra ci vengono, vi faccio vedere. Vengono questi qua, sono tutti aggeggini, utensili per la cucina, forchettone, la crostina che mi serve per fare i miei pancake. Vedete? E questo si poggia sulla cucina, no? Non è bello, è troppo bello, è bellissimo. Sì, è una cosa, diciamo, non è proprio utilissima, però è bella. Ho preso due asciugamanini che sono molto molto belli, questi qua di questo tessuto. Ragazzi, io ve li consiglio, questo è tipo microfibra, come se fosse tipo il panno in microfibra, però sono grandi e non sono costate neanche tanto, perché tipo l'ho pagate con lo sconto, questa grande 6 euro e questa piccola tipo 2-3 euro, sì, 3 euro. Sono molto molto belle, vedete? Io le uso tutte e due per il viso, e anzi questa qua più grande vorrei utilizzarla per i capelli, perché a parte il colore che è bellissimo, è tipo rosa, rosa tortora, bello bello, è molto consigliato utilizzare la microfibra sia per la pelle che per i capelli, perché non si strappano i capelli, è molto più delicato dell'asciugamano e asciuga tantissimo. Tipo con questo qua vi potreste asciugare i capelli, è veramente molto molto grande. E con questo qua il viso, c'hanno anche tutto il bordino rosa, troppo troppo carino. La microfibra rimuove perfettamente anche tutte le impurità del trucco, quindi dopo esservi struccate è ottimo, quindi le ho prese subito. E poi ho preso questa qua che è una tovaglia, anche questa era un'offerta, l'ho pagata 9,90 ed è molto bella, questo colore bianco, diciamo bianco beige. Sopra ci sono dei piccoli ricami floreali, delle scritte, poi ve la farò vedere casomai all'opera, quindi sulla tavola, è molto molto bella, mi piace tanto. Poi in porto dovremmo aver finito, anche se probabile che ci sia qualcos'altro nelle altre buste, perché ho tirato fuori queste cose già 10 volte, l'ho fatto vedere a mia mamma e mia sorella, a tutto il mondo, quindi poi dopo quando l'ho messa a posto avrò fatto le cartine, quindi sempre di poi in porto. Ed è un portarotoli che io cercavo tantissimo, è troppo bello, qua si mette il rotolo dentro e 9,90, che questo qua non è costato tanto ed è di legno, appunto pitturato bianco, è troppo bello con questo decoro floreale, bellissimo. Questo va al muro, a parete, e però abbiamo già visto che probabilmente lo Scottex, quindi quello là da cucina, è di un diametro maggiore, quindi non so come fare perché non rulla. Devo chiedere a mio padre, che mio padre è tipo lo scienziato di queste cose, magari lui mi troverà una soluzione perché mi piace troppo. Invece da Epicasa ho preso queste piantine. Epicasa poi è ancora più economico, veramente super economico. Ho preso queste piantine con finte, con questi vasettini così bianchi e di legno, e le voglio mettere tutte e due vicine, non so ancora dove, però insomma lo scopriremo. C'hanno tutti i legnettini qua, sono troppo carini. I fiori devono starci nella casa perché rendono il tutto ancora più shabby chic. Questi qua infatti erano sempre di co-import, quindi non di Epicasa, sono dei ganci. Anche questi qua sono costati poco, 5,90.
praticamente sono dei ganci di ferro battuto che possono essere, si mettono al muro e possono essere utilizzati, ad esempio lo so, se li mettete in cucina per appoggiarci le presine, se le mettete vicino al muro appoggiarci i vestiti, le sciarpette, quello che volete voi, l'accappatoio nel bagno, insomma sono super sciabbi, sono bellissimi. Invece sempre da Etticasa questo qua, questo è troppo bello, l'ho pagato pochissimo, tipo 3 euro ed è troppo bello, è un vassoio, diciamo un vassoio tagliere di plastica tutto rosa, bellissimo, questo tipo stile pin up, tutto colorato. Questo qua però lo devo mettere nella mia stanza cosmeticosa sopra e quindi là per farci magari qualche ricettina, oppure usarlo come per trasportarci le cose, per tagliare, per mischiare, per non sporcare la scrivania. Lo trovo veramente super simpatico e carino. Da Etticasa ho trovato anche qualcosa di cosmetici, perché vende anche prodotti cosmetici super economici tipo acqua e sapone, e l'ho preso qualcosa da supermercato, quindi vi farò vedere poi in un video i prodotti da supermercato dopo averli provati. Da Maison du Monde ho preso questa bellissima candela, come se non avessi abbastanza candele, però questa qua l'ha scelta Max e quindi ho detto vabbè, una volta che hai scelto tu la cosa compriamola. E comunque è troppo bella perché porta qua un cuoricino tipo di gesso ed è tutta di vetro opaco con questo disegno, molto semplice. Questo veramente è lo stile classico shabby chic, questa da metterla comunque secondo me o in camera da letto, nel soggiorno anche, però secondo me in camera da letto, anche nel bagno, comunque ci sta benissimo. Profuma tantissimo di vaniglia, si sente anche così, anche senza aprirla, è veramente adorabile, l'adoro. Poi questo cuoricino sopra. Poi ho preso una chicca, è una cosa che veramente volevo da un sacco di tempo, ho detto vabbè stavolta la compro. Ho preso questo qua che è troppo bello, un portafoto che praticamente c'ha 3, 4, 5, 6 cornici. Sono di vari colori, beige, grigio, bianco, è bellissimo. Io, fosse stato per me, queste qua grigie non le avrei fatte, le avrei fatte sempre o bianche o beige, perché secondo me era più bello questo grigio per me, quindi non so se adesso me le dipingo o me le lascio così, vabbè, comunque è troppo bello e l'ho pagato 36,99. Ce n'erano anche altri da Maison du Monde di queste corni, questi quadri cornici, insomma multicornici, però si saliva anche col prezzo fino ad arrivare tipo a 100 euro, ho detto vabbè non mi sembra il caso. Questo qua invece 36,99, ho detto vabbè se può fa, è molto bello, lo voglio mettere qua nel soggiorno, però non so ancora in quale parete, quindi voglio fare questo angolino che sempre mi devo stampare 300.000 foto con tutte le cornici sotto la casa, quindi non so come farò, ma un metodo lo troverò. Poi ragazzi, ho preso quel cuoricino, vi ricordate, che mancava dalla mia room tour vicino alle tende, 3,59 costano, e quindi ho preso un altro cuoricino. Questi si possono appendere anche tipo vicino alle porte, delle maniglie, sono bellissimi, io li adoro, ce l'ho per tutta la casa, non questi, però queste cose che si appendono veramente a me mi fanno impazzire. Poi qua dentro ho preso, vabbè, questi piatti, questi sono piatti abbastanza semplici, però molto eleganti e belli, e costano 5,59 ognuno, ne ho presi due. Qua è bello perché è tutto ondulato, sono molto belli perché sono grandi e si possono usare sia per, diciamo, come piatto da portata, per metterci, non so, dei contorni, delle cose, ma secondo me anche come vassoi, perciò li ho comprati, sono troppo belli, sembra anche un vassoio, tipo così, è troppo carino. Poi altre due chicche, allora questa che è una cosa che io volevo veramente da tipo da quando ero bambina, è troppo bello, è bellissimo, è tipo una, adesso non mi cade e mi rompe, speriamo, di vetro, cosa dove si dovrebbero mettere i biscotti, una torta, i dolci, è bellissimo, ma così secondo me anche vuoto, insomma come decorativo, ornamentale, è anche molto molto bello. Tutto bianco così e qua è di vetro, lo metto subito via perché ho paura che si rompa, però fatemi sapere nei commenti, secondo voi, diciamo, anche perché non è che faccio torte tutti i giorni, cosa ci potrei mettere nel frattempo, se lo voglio mettere per bellezza in una vetrina o su un tavolo, cosa ci posso mettere dentro invece dei biscotti e dei dolci, fatemi sapere, datemi qualche idea. E poi ragazzi, un'altra super chicchetta, guardate che carino, questo è tipo come quello in miniatura, a me mi fanno impazzire queste cose, ma che ci posso fare, questo è troppo bello. Bellino, e anche se questo di ferro battuto, e qua porta i poggia, non so come
bisogna esprimere questi pallini per poggiare. Secondo me è carino da mettere sul comò in camera da letto, e tipo qua dentro ci può andare, secondo me, poi fatemi sapere voi nei commenti, una candela oppure dei gioielli, tipo una collana tutta avvolta tipo di perne, me la immagino, e penso che farò così, vi farò sapere, farò così. E comunque è troppo bello, ragazzi, lo adoro. Manca una candela oppure delle caramelle, dei cioccolatini, non lo so, poi ognuno ha una sua fantasia. Carini, sembrano mamma e figlio, grande e piccolo. Quindi questo è tutto, ragazze, queste erano tutte le cose che ho comprato tante cose che adoro, e adesso adorerò ancora di più sistemarle per la casa e vi farò vedere sicuramente. Ah, a proposito, a parte nei vlog vi farò vedere come ho sistemato le cose, però mi farebbe piacere, ragazze, farvi un nuovo home tour, perché come potete vedere ci sono cose nuove nella mia casa, e non solo questa, ci sono tante tante cose nuove, lampadari, ho comprato tante cose, ho cambiato molto la sistemazione anche nella cucina, quindi veramente mi farebbe tanto tanto farvi un nuovo home tour di tutta la casa, perché quello là che vi feci vecchio era proprio all'inizio, quindi tante cose ancora non erano fatte, e vi feci un po' quell'home tour, non vi ci vedere tutto, quindi vorrei fare una cosa più completa. Fatemi sapere se volete il mio home tour, mettete un bel pollice in su, se raggiungo tanti tanti like ve lo faccio subitissimo con tanto piacere. Io vi mando un bacio grande, viva Shabby Chic! Ciao! Ciao, sono Carlita Dolce, ho un problema!